Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao. Bentornati a una nuova puntata del Nostalgia Broadcast. Questa volta, sempre in maniera itinerante, siamo a Roma. Al cinema, okay. In Trastevere. Quindi a Trastevere. E siamo qua perché c'è stata la presentazione, la proiezione. Anteprima stampa. Dopo il passaggio al Festival di Venezia. Del film La Tana. Ti ricordavi una cosa? No, me lo ricordavo. Era per il solito discorso, ma lasciamo l'alone di mistero. L'alone, sì. Che è l'alone del titolo. E siamo qua con... Io vi farò presentare a voi stessi. Presentatevi e ditemi chi siete. Chi siete qui, cosa si fa nel mondo. E cosa fa? Cioè, non so, chi siete e qual è il vostro ruolo nel film? Io sono Ilana Vetter e sono. Scusate, ma tanto giustamente mi fa questa insieme. No, niente, sono l'attrice protagonista di La Tana. Io sono Beatrice Baldacci, la truccatrice. No, la regista. Io sono Lorenzo Aloi e sono l'altro attore protagonista del film. Io mi discolpo subito, sono l'unico che non l'ha visto, quindi io non ci sono andato a Venezia, scusatemi. E questa mattina avevamo purtroppo un'altra intervista già messa in programma. Purtroppo. Va bene, l'importante sì. Lo vedrai al cinema. Cioè, messo. Lo daremo sicuramente al postmodernissimo che conosci. Sì. Perché diciamo subito, la nostra regista qua è nostra conterranea. Nostra, di noi due, dall'Umbria. Sì, da... sono nata a Città di Castello, però ho vissuto la maggior parte del tempo a Todi. E quindi sì, hanno fatto una ricca programmazione in Umbria, date le mie origini. Un omaggio. Sì, terra dell'arte. Ti piace l'Umbria? In maniera a livello cinematografico ti piace come fa il suo lavoro? Come viene resa? Ma perché esiste il cinema in Umbria? Esatto. Per me ancora non era arrivata questa notizia. Quindi no. Adesso stanno un po' muovendo le cose, hanno fatto la Film Commission, sì. Che non è, diciamo, non è più la buffonata che c'era prima. Quindi speriamo che le cose cambino. È la parola giusta, buffonata. Sì, no, ma perché noi ci eravamo entrati in contatto per il film, quindi ho toccato con mano Federico Menichelli. Noi facciamo tutti i nomi delle persone. Niente dissing. Noi parliamo in maniera molto chiara. No, io non so i nomi, però. Ma io non saperlo, spero che. Ci abbiamo contro noi due. Ci ha rovinato un po' la vita. Cioè, fai un dissing senza fare un dissing. Da domani la Tana non sarà nei cinema. No, ci sarà perché non fanno più parte ora loro. Anche perché sono amici. Quelli che hanno il cinema a Perugia almeno, quindi nostri amici, all'italiana, famoso produttore Umbro. Poi in realtà è un peccato perché il film avremmo dovuto girare in Umbria. Sì, però io volevo girare in Umbria per quello che avevamo parlato con la Film Commission, però non è stato possibile perché non abbiamo ricevuto nessun tipo di aiuto. Vedi, ce l'avete girato? Nei dintorni di Roma, la campagna romana. Sud, nord. Beh, infatti l'Umbria si presta molto, stanno avendo un sacco di verde per il film come avete girato, insomma. Sì. No, io l'avevo scritto pensando a proprio dei luoghi specifici dove sono cresciuta, sì. Però... Non è stato possibile. Vabbè. E invece voi di dove siete? Ah, io di Roma. Ah, okay. Nata a Roma, genitori romani. Bello. Io sono di Livorno, invece. E vabbè, ora vivo a Roma perché ho fatto il centro sperimentale, poi...
per cercare di fare questo lavoro, insomma. Conoscerai Federico Frusciante. Ecco, momento. No? Punto momento. Conosci. Non è nuovo sto. Punto Carambano. Via Magenta. Via Magenta. C'è una videoteca molto famosa dove c'è lui che fa lo youtuber. Sì, un grande esperto di cinema. E come è nata la genesi di questo film? Queste sono le domande che fanno tutti. Tutti. Mi ero scordato di questa domanda. Come è nata l'idea? Dove nasce? Che stai facendo quando ti è venuta l'idea mentre stavo? No, nasce dal mio corto precedente. Avevo fatto un corto documentario autobiografico in cui appunto parlavo del rapporto con la malattia di mia madre, come lei è cambiata, come è cambiato il nostro rapporto, però sentivo che era un po' stretta la narrazione del cortometraggio e quindi sono andata a svilupparlo in una finzione che mi permetteva anche più libertà. Veramente bello quel progetto, veramente mi era piaciuto molto. Purtroppo mi dispiace non averlo visto a Venezia, che era anche quella Venezia, no? Ah, sì. Dici, purtroppo il film non mi è piaciuto. No. Quello l'ho visto a Venezia, l'ho visto al Sala Giardino, c'eravate anche voi... Sì. La proiezione con il cast, eravamo io e lui, eravamo. Avete visto le nostre lacrime? Cioè, le nostre lacrime? No, in realtà no, non avevo. Lacrime, sentite. A livello empatico. Eravamo in prime file, eravamo, quindi un po' distanti dalle file indietro. Ciavoni, parla a te. No, più che altro la cosa interessante, secondo me, è una cosa di cui volevo parlare, mi interessa molto, è del Biennale College. Sì. Perché vorrei. No, non farlo poi io, però nel senso no, perché è una cosa molto figa, è una cosa che capisco che lo possono fare, dico, no, posso fare un po' tutti, sembra, nel senso che cioè, è disponibile, cioè lo può fare anche... Più che altro spieghiamo anche... Esatto, anche quello da te, quello anche sì. Come andare, come... Insomma, guarda, ho firmato un contratto, posso solo parlarne bene, quindi... ottimo. No, vabbè, è un percorso molto figo, soprattutto se vuoi fare un primo film e non hai, diciamo, delle pretese da colossal. Sì. È... sviluppato solo per film a micro budget, quindi è molto importante che il film che stai scrivendo sia fattibile con quel budget cosa che noi non abbiamo fatto troppo comunque, tra il fuoco, il burrone, la macchina, sì, ma loro non preoccupavano queste cose, che se ne frega, quella è la magia del cinema, del kino. E niente, funziona che tu presenti un'idea, un soggetto alla selezione, loro scelgono 8 progetti italiani che frequentano il primo workshop e poi fanno una scrematura sul trattamento e scelgono 3 progetti che vanno avanti, che si uniscono a quelli internazionali. Mm-hmm. E dopodiché consegni la sceneggiatura e vince un italiano, uno solo italiano, e 3 progetti internazionali. Uh-huh. E a cui danno un finanziamento di 150.000 euro per fare il film, a cui non si possono aggiungere nessun altro tipo di finanziamento, nemmeno privato? No, nulla. Cioè, il budget è solo quello, e solo quello devi usare. Però è stato interessante perché comunque stai sempre in contatto con tutor e, diciamo, professionisti internazionali. E quindi non c'hai una visione solo italiana sul tuo film, ma proprio da tutto il mondo. Cioè ti supportano, cioè, sì, perché seguito. Cioè, e anche gli incontri sono anche molto sconvolgenti, nel senso che mettono sempre in dubbio le tue idee, un po' ti testano su quella scelta lì. Però se vuoi vedere che che ci tieni dietro, sì, dai, proprio dai. A manetta. Però dall'altra parte è utile se riesci a cogliere le cose giuste e quelle sbagliate, perché cioè, l'internazionalità per un film è importante. La vendibilità, chiaro. Sì. Avete venduto il film anche, la distribuzione lo sta vendendo anche all'estero oppure... Allora c'è una distribuzione festivaliera ovviamente anche all'estero, siamo andati a Santa Barbara, adesso Irene è andata a Sofia da poco e poi andremo a Seul, Valencia eccetera eccetera, e poi c'è, diciamo, la Rai che si occupa della vendita del film internazionale. Ma io non sono poco ferrato in questo, ma
agli altri film che hanno fatto da Biennale College negli anni passati italiani sono stati distribuiti poi nelle sale, oppure siete il primo caso? Questa cosa non giuro. Non era orecchia anche di una cosa, no, c'è niente. Non ne ho idea. Non so. Oddio, ho avuto sto flash. Sì, credo che Orecchie sia stato l'unico caso. Che era Biennale College, pure quello? Sì, sì, era Biennale College. Vedi, sì. Ancora. Cioè, nel senso. Non mi ricordo che anno era. Manco io. 17, 18. Però no, era, quello era. Cioè, un bel film uscito da Biennale College. Sì, sì, sì. Perché sì, diciamo sì, che a volte è un po' una nomea. Sarà perché c'è un po' la parola college nella cosa. Sì. Quindi. Da subito l'idea di un film studentesco, non so come dire. O studentesco oppure una cosa porno. Sì, sì, esatto. Caso. E quindi quello è un po' una merda, ecco, nel senso che poi ti obbligano a tenere un cartello all'inizio del film che dice che il film è stato fatto con 150.000 euro. Che è un po'. Sì, c'è un problema. È questo, oggi ne parlavamo anche. Con l'altro ospite è così, cioè chiedere e dire il costo è effettivamente così. Sì, sì, è un problema. Un problema. Cioè, nel senso, perché svilisce un po' il film, soprattutto per esempio, se devi trovare una distribuzione. Cioè, perché io devo investire dei soldi in un film che è stato fatto con così poco? Beh, perché il ritorno, magari anche se non è tanto, poi alla fine ci copri qualcosa. No, quella è la distribuzione, non è la produzione. No, non è. E soprattutto secondo me crea dei danni anche per esempio me, che quando vorrò fare il prossimo film, sì. Perché ok, tu hai fatto un film con 150.000 euro perché c'è bisogno di 1 milione, puoi fare una cosa fatta bene anche con 500.000 euro. Cioè, sì, poi secondo me mette lo spettatore nella condizione di testare il film. Cioè, vediamo che sono riuscito a fare un po'. Se tu lo leggi all'inizio, poi ti guardi il film, poi nel senso, se il film funziona, dopo 10 minuti magari te ne scordi e sei immerso. Certo. Però comunque c'è quella cosa di. Hai questo sempre chiodo un po' fisso in testa di infatti è fatto con così poco. Cioè, sì, 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 infatti sì. Però anche in positivo deve essere. Cioè, hai visto come questo con così poco. Sì, ma non lo potresti pensare. Esatto. Perché poi viene qualcuno è venuto e mi ha detto: ma sembra un film vero. appunto, sì, noi ci abbiamo provato. I film si possono fare anche con 200 euro se c'è il contenuto dietro. Chiaro. Beh, oddio, se c'è qualche persona che ti lavora senza grazie. Sì, sì. Qualche santo, santo in paradiso. No, non dobbiamo promuovere il lavoro. No, infatti. Il nero, il nero è il basso budget quasi. Amatoria, no. Poi parla lui. Io faccio i corti, faccio cortometraggi da 5 anni e sono riuscito anche a fare 20-30 persone a pagare nessuno, però perché tutti quanti insomma siamo giovani, quindi vogliamo fare questa cosa, insomma, il potere dell'amicizia. Sì, ma questo l'amicizia è giusto, del cinema, cioè, insomma, in Umbria soprattutto che non c'è, quindi tu vieni a fare le cose perché non c'è nessuno che te le fa fare, quindi. Sì. Però questa è una concezione che no, è sbagliata, ma certo che è sbagliata, certo. Perché in Italia abbiamo questa forma mentis, cioè proprio una roba che è radicata nella nostra testa, soprattutto nel cinema, ma non è giusta. Ma io sono perfettamente d'accordo. Cioè non c'è niente per quello, non nessuno ha un'idea di come mettere insieme una cosa. Ma i soldi girano nel cinema, certo, le persone che girano, però uno non c'ha l'idea, cioè con i soldi che uno ha ci sono, se usa, però non è che c'ha progetti, che ci sono ovviamente, però non è che c'è un'idea, ma la base dell'idea è di dire costruiamo appunto un'industria in cui sono quelli che i soldi si spartiscono, diamo a quelli per fare quello, c'è tutto un po' che li stagna, quindi la concezione è pure sbagliata, ma è quella che uno ha perché fa prima. No, sì, ma per lo potrebbe so, fare le cose. Sì. Ma io sono stata da poco in America, a Los Angeles, e le cose non funzionano proprio come funzionano qua. Ok, cioè, lì c'è l'industria, c'è tutta una parte più negativa dell'industrializzazione del cinema, ok, mm-hmm. Ma non esiste che le persone che lavorano non vengano pagate, no, cioè, certo. Questo non esiste proprio. Sì, sì. Certo. Ormai non è quasi legale, no, però stiamo trascurando loro due, esatto. No, ma ci sei arrivato, però non ci abbiamo questo tanto tempo, no, dobbiamo cercare di andare al sodo, perché mi interessava molto bene le cose, vai, vuoi arrivarci, prego, vai, allora arrivaci. Voi due voi due parlateci, come siete arrivati a. Cosa avete pensato inizialmente leggendo il progetto? Avete fatto dei casting come è normale fare, oppure avete scelto la regista stessa? Vai te, vado io.
Sì, allora, diciamo che nel mio caso Beatrice mi voleva giusto un pochino, cioè nel senso che comunque mi aveva scritto su Instagram e poi ci eravamo viste insomma subito dopo, perché lei mi ha detto che aveva vinto bene alle college e che voleva propormi appunto questa cosa. Ho detto ok, vediamoci, e l'ho fatta venire all'università e abbiamo parlato, e in realtà io all'inizio, cioè, non avevo ancora letto la sceneggiatura. Lei mi ha parlato del progetto e mi sembrava comunque molto interessante, nonostante c'è stato momenti di silenzio, tipo anche di imbarazzo, di 40 minuti all'inizio. Confessa cosa pensavi di me in primo incontro. Ah, diciamo che vabbè. No, perché no, allora, perché lei era molto timida. Però anche okay, un po' paura, dai. Ed era molto timida e molto seria, quindi non ci stava quella cosa di rompere il ghiaccio, di diciamo, cazzate. E quindi ho pensato, oddio, boh, ho pensato proprio a quelle persone, sai, che tipo geni, però con proprio chiare difficoltà sociali, di interazione. E quindi ho detto, oddio, comunque fatica, sì, nel senso, chissà sì, come approccio una persona così. Poi invece in realtà è una cazzata. Però no, però per dire che mi aveva proposto questa cosa, io ancora non avevo letto la sceneggiatura, e in realtà all'inizio non ero molto per la quale, ma non, cioè, perché semplicemente volevo laurearmi. E ti ha fatto schifo, tu lo puoi dire sì, adesso che hai fatto. Infatti forse facevo meglio. No, a caso. E quindi l'ho detto tipo, ma guarda, non lo so, vabbè, ci penso, ti faccio sapere quelle cose. Sì. E lei mi ha guardata e mi ha detto, ma io non lo giro il film se non lo vedo. E quindi poi ho detto ok, poi mi ha mandato la sceneggiatura, in realtà mi è piaciuta moltissimo e quindi ho deciso di non farlo alla fine. Piace così troppo che sei qua solamente perché volevi vederlo. Porto, giustamente sì, sì, ma sì, ma poi io c'avevo l'ansia perché le scrivevo su Instagram e non rispondeva, quindi ho detto vabbè, fa ghosting, fa ghosting. No, io invece io ho fatto il centro sperimentale, appena l'ho finito, vabbè, ho fatto provini, cose, e poi tra vari provini mi aveva contattato Giulia, l'assistente alla regia, per un provino per questo film, e io ho detto fermi un attimo, cioè è una cosa un po' diversa, no? Perché poi spesso tramite agenzia ti capita il provino per la serie piuttosto che per un'altra cosa. E invece di questo progetto c'era tutto da scoprire, cioè non sapevo nulla, mi incuriosiva molto. E ho fatto un provino, poi ne ho fatto un altro dove ho conosciuto anche Irene, comunque insomma, quindi c'è stato un casting e poi è andata, per fortuna, perché beh, mi ha voluto evidentemente, anche se c'aveva dei dubbi inizialmente sul mio aspetto fisico, perché dovevo raccontare un personaggio, no, ma era giustissimo, nel senso, dovevo raccontare body un shame, personaggio subito, appena conosciuto ma no, ma cioè nel senso, l'avete visto i bicipiti? Sì. Cioè ero più grosso, più allenato, io dovevo fare un ragazzo che non aveva senso ci avesse il fisico che avevo, e quindi io ho detto beh, te lo giuro, perdo proprio cambio, cerco di ci provo. Ho iniziato a correre come un cresce, cioè ho completamente cambiato la mia modalità di allenamento, cioè ho iniziato a correre e a mangiare cose che non mi dessero troppo sostentamento. Sì, facevamo le prove e noi mangiavamo come dei maiali e lui con l'insalatina col tonno. Grande forza di volontà. Beh. No, però è stato bello, cioè nel senso, a me è una cosa che piace fare anche a prescindere dal lavoro, nel senso l'allenamento, comunque provare questo tipo di sperimentare sotto questo aspetto, quindi lì mi sono sentito che c'era un obiettivo importante per poter mettere in atto questa cosa, ci ho provato e poi è andata, insomma è stata tosta, perché comunque quando hai un fisico che per natura, comunque nel tuo benessere deve avere un certo tipo di peso, un certo tipo di conforto. Quando poi arrivi a quel peso là e devi anche mantenerlo, quindi sono andato alle riprese che, a parte una, fai morivo, cioè avevo mangiato anche tavolini, però no, morivo veramente. È ora il livornese esce. Bene. Anche perché poi in Toscana diciamo, non è che si mangia male. Figura, la bruschetta o l'olio. E quindi cioè, avevo una fai morivo, però dovevo mantenere anche per tutte le riprese quel peso là, e quindi io per mantenere quella cosa comunque dovevo nel mentre continuare ad allenarmi, a mangiare quello che stavo mangiando, quindi
sono arrivato anche ad avere freddo in dei momenti in cui non c'era troppo freddo. Forse effettivamente sta accadendo qualcosa. Oppure quando hai quasi vomitato. Quando ho quasi vomitato, cioè io in quelle condizioni. Però beh, lì comunque era disumano comunque. Cioè, abbiamo fatto la scena al lago, c'era l'acqua a meno. Cioè, l'acqua era congelata, io già ero così debilitato. E infatti lui è entrato. Sì, ho fatto un paio di tentativi. A un certo punto ho sentito tipo uno spasmo del diaframma. Ma che sta succedendo? È uscito dall'acqua con un conato. Cosa succede? Cioè, no, nulla, stavo per vomitare, però non è successo. Leggermente rischioso. Volevi fare il remake di Primo Amore di Garrone e non gliel'hai detto. Ma poi ho detto, Lorenzo, tutto bene, ce la fai? Sì, sì, sì. Ma sei sicuro? Sì. E comunque poi è andato, sono vivo. Sono qua. In quante settimane avete girato? No, abbiamo girato 18 giorni. Ah, ok, ok. Abbiamo... 3 settimane. Tre settimane. Sì, ma è pochissimo. No, certo. Vabbè, però, cioè, io non l'ho visto il film, però immagino che sia anche un'unica location più o meno, la maggior parte. Okay. Sono, diciamo, due case e altre location esterne, tipo sempre naturali comunque. E, però erano tante scene, avevamo più di 100 scene nel film e quindi anche piccole, magari scene piccole, però che richiedono comunque tempo di preparazione della scena. E abbiamo girato 18 giorni, dei giorni sono stati proprio... Quante ore? Il primo giorno? 8 ore, no, 10 ore, poi a volte facciamo il continuato. Sì. Poi c'era anche il discorso, insomma, che le location... ci voleva un po' per raggiungerle, sì. Quindi effettivamente è stato faticoso, cioè bellissimo, però provante. Una giornata abbiamo girato 13 scene. Esatto, so per dire ora, tipo mi ricordo uno dei primi giorni di ripresa, ho visto il piano di lavoro e avevo visto 12-13 scene. Io non lo guardavo. Ma te infatti non lo guardavi, hai fatto bene. E invece l'ultimo giorno abbiamo girato 9 pagine di sceneggiatura. Allora. Cioè, proprio, ma neanche le fiction rai. No, cioè. Maratoneta così. E lì si capisce l'importanza delle prove, secondo me. Sì. Perché se arrivi a fare più scene al giorno di una fiction, però è ovvio che poi, almeno io mi sono sentito proprio una dinamica di scena completamente differente da quella che potresti vivere in una serie TV, certo. Fa capire l'importanza di alcune cose che, almeno per la mia breve esperienza, alcune, cioè proprio non c'è, non si fa. No, noi avevamo poco tempo, abbiamo provato tanto prima, appunto, e lo puoi fare, perché poi quei ritmi lì, se devi rispettarli, li rispetti, però se provi prima è fattibile, altrimenti dici, vabbè... Dilla, cazzo dei cani. Loro poi sono stati bravissimi perché erano proprio perfetti ogni ciak. Infatti, con Isabella Guglielmi, la montatrice, forse te la conosci. No, fatto un centro. Comunque, c'era questa cosa divertente che in una scena abbiamo. Lei mi diceva: vabbè, Irene è sempre uguale, Lorenzo pure, dobbiamo scegliere i ciak sui capelli di Irene, cioè se stavano messi bene o male, perché ci abbiamo avuto un paio di giorni in cui la truccatrice, che era parrucchiera, ci ha avuto un incidente e quindi eravamo senza già, super parrucco. È arrivato la tipologia e mi fa: ma tu ti sai truccare? Ci provo. Infatti c'è pure che mi ha depilato la pancia. Sì. Cioè, succede. La scena quella lì in cui va abbracciate sul divano, sì. Una scena importante. Che è spoiler? E c'è i capelli tipo così ciuffi che fanno i capelli. Sì, c'è un bel lavoro sui capelli. No, davvero. Il film verrà ricordato per questo. Sì, vero. Ti avevo detto taglia di corti. Poi io mi ricordo, forse mi sbaglio, te l'hai vestita alla David Bowie, te alla prima a Venezia. Bel look. Bello, molto, molto importante. Beh, anche oggi ha abbastanza un po' David Bowie. Sì, no, ma erano proprio fucsia. Sì, poi erano sparati. Erano fucsia questa. Sì, esatto. Hai il fulmine sulla faccia. Sì, che poi ci hanno truccato quelli. Chi era? Quelli d'Armani. Ah, quindi lei quando gli ha detto fammi i capelli pazzi, loro gli si sono illuminati gli occhi. Non vedevano l'ora. E io volevo chiedervi, noi siamo un podcast, a noi ci piace molto il cinema, vogliamo sapere quale cinema piace a voi, quali film piacciono a voi. Qualche ispirato anche a voi due, ovviamente. Le classiche domande. Che film, che personaggi di film ti hanno ispirato a voi? Che film ti hanno ispirato a te?
è quello che ti ha ispirato, o chiede al regista, l'attore, sono... l'attore segue infatti. Il cane, fai... sì. Alla fine non è che devi dire battute, che cazzo le fa, cioè, no? Esatto. Se pure senza il film. Esatto, sì. Tu, magari guarda, vabbè, io tipo rispondo così: il mio film preferito è Forrest Gump. E il mio regista preferito è Inarritu. Buono. Cioè, nel senso, non sapevo, capito, è una risposta in cui cerco di dare un po' un'idea di quello che mi tocca. Che poi, comunque, anche per motivi di perché Forrest Gump e Inarritu, insomma, non è che proprio. Però, ma tu che ce l'hai portato quel giorno? Ah, è vero. Manchester by the Sea. No, io ho portato Manchester by the Sea. Ah. Che si affetto messo meglio. Ma quando abbiamo fatto le prove. Sì. Che scena avevo portato? Secondo me? Ah, io penso sono abbastanza sicura perché Manchester by the Sea è il mio film preferito assoluto. Sì, ah, ok, vedi, iniziamo. Sì, no, mi piace perché tutti quando fanno. Quando gli chiedo qual è il tuo film, che so, devo scegliere invece. Ma difficile. Bello, bravo, bravo, bravo. No, ma quello sono sicuro. Fa piacere molto questa cosa. Dura tipo quasi 3 ore, ma io lo riguarderei. Cioè, mi piace proprio il fatto che mi distrugge ogni volta. Poi, no, perché poi, cioè, un giorno durante le prove gli avevo chiesto di portare due scene da film. Ah, altri io ho portato film. 21, ma in momento era una scena di 21 grammi. Ah. E loro l'hanno recitate come Giulio e Lia. E quindi figo. Sì. Ah, 21 grammi. Ho portato la scena di 21 grammi dove c'è Del Toro con il prete. Sì, bellissimo. Immaginavo. Tra l'altro quello secondo me un film. Pazzesco, sì. Il Toro è pazzesco, è incredibile, sì. Mi sto detto in arrivo. Quella che lui fa tipo quando dice l'inferno, io qui dentro, qui dentro, esatto. Pazzesco. Se ti piace Manchester by the Sea, ti consiglio, se non l'hai visto, dello stesso regista, mi piace da morire quel film, dura sempre 3 ore, è un film che hanno massacrato perché è stato molto male, secondo si chiama Margaret. Okay, è veramente bello il film. Tu l'hai visto? Tra l'altro è raro trovare qualcuno che dice che il film preferito è un film uscito da poco, perché di solito è il film legato all'infanzia, no? Cose così. Sì, ma no, ecco, il film ha sconvolto la vita. No, io... Boh. Allora, nel senso, per la Tana è stato utile Amour di Haneke, per ovvi motivi che tutti sappiamo. E se abbiamo visto Vortex di Gaspar Noé, gli assomiglia molto. Ah, sì. Sì. Molto, molto. Un po' pesante. Più bello Amore. Sì, chi è? Beh, pure Amore, insomma, non è che è leggero. No, però pesante nel senso, cioè... Vabbè, certo, Gaspar Noé è un po' più faticosa la visione, ecco, no? Tanto nei temi. Sì. E poi a me piace molto Dolan. Io non ho mai visto nessun film, lui tutti. Grandissimo. Mi piace. Ah, meno male. No, perché tutti ti dico Dolan. Infatti l'hai detto come se fosse una colpa, no? Cioè, le cose Dolan non le posso vedere. Altre sì. Per esempio, è solo la fine del mondo. Vabbè, diciamo che da lì in poi c'è stato un po' la sua partita. Non c'è cosa Dolan, ma secondo me non è una vita con John F. Dolan. Ah, a me no. C'è un dono, e l'ultimo dono. Ragazzi per me è no. Proprio no. Mi è piaciuto. Qual è l'ultimo? Io sono è uno dei pochi registi in cui sono fan di tutto, cioè sei una gruppi. Esatto. Mi fa piacere dono. È un personaggio molto carismatico. Le foto no, però c'ho le magliette, c'ho le magliette tipo I Kill My Mother, c'ho la maglietta. Sì. Sì. No, e poi la Coppola pure mi piace molto. Tra l'altro sei la nostra prima regista donna che intervistiamo. Sì. Questa è tipo, noi abbiamo registrato tipo 10 puntate, insomma, siamo agli albori di questo podcast, però abbiamo già intervistato vari registi, varie cose, sì, effettivamente sì. Sì, esatto. Quindi... Allora, ma è già online? Sì, ci sono 6 puntate per ora. Esatto. Questa la faremo uscire a sto punto. Diamo precedenza a voi che rispetto alle date al 27. Facciamo uscire il giorno prima che. Sì. È stato Spotify e YouTube. Quindi sto facendo pubblicità. Esatto. Qualcuno ascolta il podcast. Sentite, ora che state sentendo. Ora che state sentendo. Ora che è la prima puntata.
puntata, mi raccomando, risentire da capo. E io voglio fare una domanda che ho pensato prima mentre stavo mangiando. È una domanda scema, ma bella. Io faccio domande sceme, però carine, al solito. Vai, bella. Qual è la vostra tana? Il vostro punto, il vostro rifugio? Questa c'è una cazzo, vaffanculo. Il nome tenta la domanda. E... rispondete come non avete risposto altre volte. La tana è sempre lui. Allora io rispondo come non ho risposto altre volte, perché mi ricordo che quando ero piccola, ma molto piccola, avevo questa fissa con la mia migliore amica che dovevamo costruirci una tana, che doveva essere questo rifugio anche in casa, insomma un posto che fosse solo nostro. Vabbè, io niente, in casa mia non era molto fattibile. Lei si è trasferita, avevamo tipo 8 anni, e abbiamo messo così tanto in croce sua madre, a un certo punto ci voleva sparare, che praticamente lei aveva questa stanza abbastanza grande e l'armadio non l'hanno messo appoggiato al muro, ma l'hanno messo staccato tipo a un metro dal muro, in modo tale che noi dietro potessimo nasconderci e tipo giocare per cazzo nostro, sì, e fare la nostra tana. E quindi lei c'aveva questo armadio spostato, perché, ma era un armadio qua enorme, c'era proprio un ingressetto e entravi e stavi in questo vicoletto buio dietro e noi stavamo tutto il giorno rientrati lì. Bello. E ha costretto la madre a spostare l'armadio. Sì, l'armadio, esatto. Avete creato il COVID, sì, esatto. Abbiamo creato noi là, coltivato, sì, sì. È vero, però quando uno è bambino c'è sempre la cosa, no? Delle capanne, sì, 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 di trovare un posto che sia proprio, sì, un locus amecus, una cosa del genere si dice. Cosa? Locus amens. Ah, locus amens. Sì, sì. Te magari bisogna guardare il film per spiegare, non lo so, qual è la tua tana. No, nel senso, nel film c'ha un significato metaforico, però boh, la mia tana, cioè diciamo un po' la mia solitudine, il mio scrivere, quello principalmente. Sì, anch'io come Bea, poi in particolar modo a me piace per esempio tanto suonare e cantare, però non è un lavoro, e il fatto che non sia un lavoro mi consente di affrontarlo con quell'intimità e con la tranquillità che mi dice, ah, me la sto godendo, capito? Sì, sì. Cioè io mi reputo fortunato perché il mio lavoro mi piace, sono contento, è bellissimo, però è fonte anche di tormento, di un sacco di cose che forse non fanno parte di una tana, no? Una tana dovrebbe essere, ok, sto lì, sto bene. Poi magari non sarà neanche la musica, perché mi piace, cioè ovviamente come tutte le cose che ti piacciono, magari poi ti piacerebbe condividere, sì, fare. Sì, certo. Però al momento, anche in periodi, devo dire, non semplici, se mi metto là, suono, mi sento proprio da un'altra parte, cioè stacco con la testa, non ci penso ad altre cose. Io capisco molto. Vai, ora faccio un zecchino da il coccodrillo. Io capisco molto il discorso, perché lo faccio anch'io, cioè io suono il basso e lo vivo proprio come una cosa mia, cioè che sì. io sono contento così in camera mia, non mi interessa neanche di, capito, fare concerti, niente, perché è proprio uno sfogo. Come se ti permettesse veramente di non pensare a tutte quelle rotture di coglioni, esatto, alle quali pensi durante il giorno. Ti stacca, ti stacca. Ti stacca completamente. Con questo direi concludere, ringraziare, no? No, vabbè, ho fatto dire mezz'ora, sono le 3, c'ho fame, ho fatto poter mangiare, c'ho visto gli occhi un po'. No, è una cosa che posso dire pure dopo. No, lì. No, può fare. Perché sempre molto, lei sei molto bravo, cioè, ragazzi, voi dovete fare cagà. Ti ringrazio. No, perché no, ma è un discorso più semplice. Cioè, perché sta a spaccare il cazzo. Sono contento, guarda, lì ci sta. No, più che altro è perché giustamente Irene lo conoscevo già, quindi sono visto film, Birzì, pure Giulio Basa. E tu mi dici colpevolmente non ti ho mai visto, e quindi è proprio veramente proprio pensavo, dicevo, è da un po' che non c'è un po' un attore che mi sorprende così, ho detto, mazza, no, beh, ti ringrazio di niente, cuore. Figurati, io te lo dico dal cuore. Grazie. Niente. Poi grazie a te. Lui ne ha visti i film, quindi non lo dice a caso. Appunto. No, dico, cioè, parla Fabrizio, che è uno che ne immagina di film. No, vero, e si vede che sta molto sul volto. Tutti i film che vedo metto qua, lo metto dentro.
Io ringrazierei molto la Ventura che ci ha aiutato molto in questa intervista. Mimmo, Mimmo ci sta aprendo la porta da un po' di minuti. Ringraziamo anche Mimmo. Nessuno mi metterà fretta. Esatto. Mai, mai. Tranne il pranzo e il cinema che tra poco apre. Tipo, esatto. Io voglio vedere Licorice Spitz. Quarta volta. Irene, Beatrice e Lorenzo. Grazie. Grazie a voi. Il film esce nelle sale il 28. Diciamolo. Domani. L'abbiamo fatto a fare sto podcast. Esatto, certo. Che l'ha detto prima all'uscita, quindi prima glielo chiedeva, tu quando esci 28? No, 28 aprile, 28 aprile. Mi raccomando, perché per un film piccolo e indipendente uscire nelle sale è una cosa importantissima. In quante sale esce? Quante, non lo so, in tutta Italia. Speriamo il più possibile, dai. Possibile. A bocca al lupo e auguri. Grazie. 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 Grazie.